Eccoci qua. Oggi vi presento un pottacandela realizzato con le nostre mani, con, vedete, la candela, delle rose, dei foglioline e con una ghirlanda intorno per metterla sopra centro la nostra tavola. Devo dire che è molto bella, faccio piano a utilizzarla, vedete? Realizzato con le nostre mani. Devo dire che mi piaceva veramente tanto questo progetto e adesso l'ho voluto farlo vedere a voi, così se volete potete realizzarlo per la vostra casa, per poter anche regalare ai vostri amici, perché è veramente un bel progetto. Detto questo, poche parole, andiamo subito a lavorare. Ok, per questo progetto che dobbiamo fare abbiamo bisogno subito del filato, un verde più chiaro e un rosso. Naturalmente i filati li potete trovare sul sito di Giuseppe, che io metterò sempre sul box informazioni, ok? E potete trovare qualsiasi tipo di filati, perché sono veramente molto belli. Adesso vi presento questo, che è molto bella, molto morbida. Poi c'è il verde più chiaro e un rosso, ok? E questo qui per i filati potete informare su Giuseppe, che troverete di tutto. Poi a parte i filati abbiamo bisogno di due uncinetti, uno del 3,5, ok, e uno del 3. Poi abbiamo bisogno di una forbice, un segnapunti, un ago. E questo è l'occorrente per fare il nostro lavoro. Dopodiché abbiamo bisogno di una latta, quello del tonno, quello che volete, una un grande o se no una più piccola, vedete voi, ok? Poi abbiamo bisogno di una ghirlanda rossa o rosso, giallo, quello che volete, di un apriscatole, ok, aprilan, come lo volete chiamare, di qualche fiocco di cotone, ok? E poi infine la colla calda, ok? Bene, per questo adesso vi ho presentato i prodotti che andremo a utilizzare e iniziamo il nostro lavoro. Dicavo, nell'occorrente abbiamo bisogno anche di una candela. Beh, adesso io utilizzerò questa candela che è grande, però potete utilizzare le candele più piccole, quello che avete in casa, ok? Era solo perché mi ero dimenticata di dirvi che serve anche una candela. Ok, adesso possiamo iniziare il lavoro. Mi stavo dimenticando di nuovo, a parte la candela, abbiamo bisogno anche, se avete delle perline così, vedete, grosse, e anche delle sassoline, qualcosa che dia il peso. Io metto dei sassoline, ma se avete qualcosina anche tipo sabbiette, quelle pesantine che trovate poi da te dappertutto, ma le cinesi trovate di tutto, per cui potete utilizzare, l'importante è che ci sia del peso, ok? Adesso sì che possiamo iniziare il lavoro. Iniziamo subito adesso facendo praticamente delle foglioline. Verrà utilizzato sia il verde chiaro che il verde scuro, ma io vi faccio vedere direttamente con il verde chiaro, così almeno avete, si vede bene il lavoro, ok? Adesso facciamo, ok, abbiamo pronto il nostro lavoro. Facciamo 9 catenelle, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Per fare la foglia utilizzo l'uncinetto del 3,5, ok? Per fare le foglie. Adesso salto la prima catenella, vado nella successiva, entro e faccio una maglia bassa. Vado nella catenella successiva, faccio una mezza magliata, ok? Nella catenella successiva faccio una maglia alta. Nella catenella successiva faccio una doppia maglia alta. Nella catenella successiva faccio un'altra doppia maglia alta. Nella catenella successiva faccio una maglia alta.
catena successiva faccio una mezza maglietta. Adesso, dopo ho fatto la mezza maglietta, vado da questa parte qui dove c'è la catenella, entro e metto il mio segnapunti perché qua mi serve per dopo. Per cui, dove c'è la mezza maglietta, metto l'altra parte, vedete? Il segnapunti. Metto così. Oddio. Ok. Adesso, nell'ultima catenella che abbiamo, ok, qui nell'ultima, andremo a fare 3 maglie basse. Una, rientro sempre nella catenella 2, rientro sempre nella catenella 3. Abbiamo, vedete, messo il segnapunti prima che poi si nascondeva il punto, ok? Abbiamo fatto nella stessa catenella 3 maglie basse. Adesso tolgo il segnapunti facendo un po' di spazio così non si nasconde la catenella. Prendo il filo, vado qui nella catenella dove abbiamo tolto il segnapunti, entro, faccio una mezza maglietta. Adesso nella catenella successiva entro, faccio una maglietta. Tolgo questo. Nella catenella successiva entro, vedete, entro, faccio una doppia maglietta. Nella catenella successiva entro, faccio una doppia maglietta. Ok? Così. Nella catenella successiva faccio una maglietta. Nella catenella successiva faccio una mezza maglietta. Nella catenella successiva faccio una maglia bassa. E qui, dove c'è questa catenella qui, entro, faccio una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Come vedete, la nostra foglia l'abbiamo realizzata. Ok? Chiudo il lavoro e questa è la nostra foglia. Togliamo questo che non ci serve. Vedete? La foglia l'abbiamo realizzata. Adesso nascondo il filato, così la faccio vedere bene la foglia. Vado a nascondere bene il filato. Ok. La nostra foglia è stata realizzata, vedete? Ok, adesso di queste foglie andremo a fare praticamente sia di questo colore, dovete farlo, sia di colore verde, ok? Per quello che ci serviva i due colori. Per cui andate a fare adesso altre foglie, io dopo vi dirò quante ne ho fatte, però non è sicuro perché chi può vuole utilizzare quella piccolina lana, che può utilizzare anche una lana più grande. Io vado a utilizzare questa più grande, per cui ne farò minimo un 15 foglie di queste di colore, 15 di questo scuro circa. Poi anche se vi avanzano va benissimo. Ok, le foglie le abbiamo realizzate. Adesso andate a fare tutte le altre foglie, 15 di questo colore e 15 di verde scuro. Ok? Allora, ok, io invece avevo detto che ne facevamo 15, invece ne ho fatti 13, per cui 5, 5, 5, 10 e 3, 13 di questo colore, ok? E 13 di questo colore qua. E questi li abbiamo realizzati, ok? Adesso andiamo a realizzare la rosa. Okay. Adesso abbiamo messo su con l'uncinetto del 3, perché adesso utilizziamo l'uncinetto del 3. Se avete anche 2,5 vanno bene anche 2,5, 2, basta che siano delle roselline piccole, ok? Mettiamo su 35 catenelle, ok? Adesso saltiamo 1, 2, 3, 4. Alla quinta catenella entro, faccio una maglia alta, ok? 2 catenelle di separazione. Dove ho fatto la maglietta, rientro nello stesso punto, entro e faccio un'altra maglietta, formando così una V. Vedete?
Adesso saltiamo 1, 2 catenelle, andiamo all'altezza, entriamo e facciamo una magliata. 2 catenelle di separazione e dopo fatto la magliata rientro nello stesso punto, faccio un'altra magliata. Abbiamo formato un altro V, vedete? Di nuovo saltiamo 1, 2, all'altezza catenella entro, faccio una magliata. Ok? 2 catenelle di separazione, sempre dopo fatto la magliata, rientro nello stesso punto e faccio la maglietta. Così. Di nuovo saltiamo 1, 2 all'altezza catenella, facciamo una maglietta, 2 catenelle di separazione e dopo fatto la maglietta, rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglietta. Vedete? Formiamo così. Di nuovo, ve lo faccio vedere, saltiamo 1, 2 all'altezza catenella, entriamo, faccio una maglietta, 2 catenelle di separazione e dopo fatto la maglietta rientro nello stesso punto, entro, faccio un'altra maglietta, sempre nello stesso punto, vedete? Così. Di nuovo, saltiamo 2 maglie. 2 catenelle all'altezza, entriamo, facciamo una maglietta, 2 catenelle di separazione e dopo fatto la maglietta rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglietta, ok? Così. Di nuovo saltiamo 1, 2 all'altezza, facciamo una maglietta, 2 catenelle di separazione. Dopo ho fatto la maglietta, rientro nello stesso punto e faccio una maglietta. Di nuovo salto 2 maglie all'altezza, entro e faccio una maglietta. 2 catenelle di separazione, nello fatto la maglietta, rientro e faccio la maglietta. Salto 2 catenelle all'altezza, di nuovo entro, faccio una maglietta. 2 catenelle di separazione. E dopo fatto la maglietta rientro, faccio la maglietta. Di nuovo salto 2 maglie all'altezza, di nuovo maglietta, 2 catenelle di separazione e dopo fatto la maglietta rientro, faccio la maglietta. Vedete? Così. Ultimo punto. Saltiamo le due, vedete 1, 2, all'altezza che è l'ultima maglia, entro, faccio una maglietta, 2 catenelle di separazione, dopo ho fatto la maglietta rientro, faccio la maglietta e abbiamo fatto il primo giro, ok? Adesso facciamo il secondo giro. Secondo giro, giro il lavoro, ok? Entro con la maglia bassissima nel foro, così. E faccio 3 catenelle 1 2 e 3 che equivale già una maglietta, entro sempre nel foro e faccio un'altra maglietta, totale 2 magliette, 2 catenelle di separazione sempre nello stesso foro, entro, faccio 2 magliette 1 e rientro 2. Praticamente nel foro abbiamo lavorato 3 catenelle e poi una maglietta nel foro, 2 catenelle di separazione e 2 magliette. Adesso di nuovo andiamo nel foro successivo che è qua, vedete, qua dentro, faccio 2 magliette, 1, rientro 2, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso foro, faccio 2 magliette, 1 e 2, vedete, così. Di nuovo nel foro successivo, qui, dove c'è la B, vedete? Entro, faccio 2 magliette 1 e rientro 2, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e faccio 2 magliette 1 e rientro 2, vedete? Così. Di nuovo nel foro successivo 2 magliette 1, rientro 2. 2 catenelle di separazione e di nuovo rientro nello stesso punto, faccio 2 magliette 1 e 1 2, detto così. Adesso andiamo a fare tutto il secondo giro così. Sono
sono arrivata alla fine del giro, vedete? E cioè qui dove c'è la maglia alta, le 3 catenelle, adesso entriamo alla terza catena iniziale e facciamo una maglia bassissima, ok? Così. Adesso andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro, giro il lavoro, ok? Cammino con maglie bassissime fino ad arrivare nel foro. Così. Siamo qui nel foro, ok? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, equivale già una maglia alta. Vado sempre nel foro e vado a lavorare la seconda maglia alta. Vado nel foro, lavoro la terza. In totale ne lavoriamo 7 maglie alte con le 3 catenelle, totale 7. Qui ne abbiamo già lavorato 3, rientro nel foro 4, rientro nel foro 5, rientro nel foro 6, rientro nel foro 7 maglie alte con le 3 catenelle, vedete? Così. Vado qui al centro, dopo le due maglie qui, al centro entro così e faccio una maglia bassa, così. Adesso vado nel foro successivo e vado a lavorare 7 maglie alte. 1, rientro nel foro 2, rientro nel foro 3, rientro nel foro 4. Rientro nel foro 5, rientro nel foro 6, rientro nel foro 7. Abbiamo lavorato nel foro 7 maglie alte. Vado qui al centro dove ci sono le due maglie alte, vedete, entro così e faccio una maglia bassa. Ok? Così. Adesso vado qui nel ventaglietto entro e lavoro di nuovo 7 magliette, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo lavorato dentro il ventaglietto 7 magliette, così. Vado qui dove ci sono le due magliette, poi vedete c'è il ventaglietto, vado qui accendo il piccolino, entro e faccio una maglia bassa, così. E di nuovo vado dentro il ventaglietto e lavoro le 7 magliette, così. Andiamo a lavorare tutto il giro così. Sono arrivate fino all'ultimo ventaglietto, ho lavorato le 7 magliette, ok? Così. Adesso vado sempre alla terza catenella iniziale, entro e faccio una maglia bassissima e vado a chiudere il lavoro perché abbiamo finito. Ok? Adesso nascondo il filato e poi ci ritroviamo qui. Ok, qua ho nascosto il filato e abbiamo fatto una di queste. Adesso ne dobbiamo fare altre 3 di queste qua, totale 4. Ok? Andiamo a fare altre 4 di queste e poi ci ritroviamo qui. Io in totale con quello che abbiamo fatto 4, 1, 2, 3 e 4. Ok? Adesso vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Ok, adesso prendiamo la nostra rosa, ok? Questa è la parte del diritto dove si vedono le catenelle così. Noi giriamo il lavoro sul rovescio, ok? Adesso lo mettiamo così, la prima, e vado a mettere un goccino di colla così e vado a attaccare piano piano, ok? Lo giriamo un pochino così, se seguite bene dove ci sono le catenelle vi viene più facile. Vado a mettere un altro po' di colla qui, un po', non tanto, e vado a girare bene la nostra rosa, vedete? Metto un altro po' di colla. Ecco, vado a girare così, metto un altro po' di colla.
così. Niente. La colla che rimane in più viene tolta, eh? Guarda, metto un po' di colla qui. Ok. Ok. Metto un po' di colla qui. E vedete, qui l'abbiamo fatto tutto piatto, vedete? Adesso aspetto che si asciuga un po'. Ok. E la nostra rosa l'abbiamo realizzata. Vedete che bella? Così. Vado a mettere anche un goccino di colla qui. Solo un po' qui. Così attacca anche questo lato qui. Tolgo la colla in più. Vedete? Così, senza tagliare naturalmente il lavoro, ok? E la nostra rosa, vedete, l'abbiamo realizzata. Adesso andiamo a fare anche le altre rose così e poi ci ritroviamo qui. Le rose le abbiamo realizzate, vedete, le quattro rose, ok? Abbiamo realizzato anche le nostre foglie. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Adesso prendiamo la nostra lana. Ci serve adesso, come ho detto, un apri lana, scatole, quello che volete. Lo mettiamo così. Ok. Perché dobbiamo togliere questo bordino qui. Per cui vado piano piano a togliere. Ci siamo. Devo farlo bene perché deve venire bene, per cui vado a prendere bene il lavoro. Vado a tagliare questa parte qui, ok? Vedete? Così. Vedete? Sto tagliando la parte che non ci serve. Vediamo se l'ha tagliato. Ok, state attenti a non farvi male. Ok, l'abbiamo tagliato. Vedete? Questa l'abbiamo tagliata. Adesso con la forbice vado a togliere le cose in più, la forbice, quello che avete, ok? Ok, senza farvi male, parte l'abbiamo realizzata. Vedete, abbiamo tutta la parte che non ci serviva, ci serve solo questa parte qua che sia bello pulito, vedete, senza niente. Bene, adesso andiamo a posare queste che non ci servono più e prendiamo il nostro lavoro. Adesso cosa faccio? Dentro la lana, adesso prendiamo questo qui, se ho latta, lana, come la volete chiamare, e iniziamo a utilizzare le nostre foglie. Cosa faccio? Metto un goccino di qui, non tanto, di colla. Prendiamo la nostra foglia, ok, e andiamo a metterla qui, posizionare, ok, così, vedete, così. Un po' di più di colla se ce n'è bisogno, l'importante è che attacca bene, ok?
Poi questo non vi preoccupate, poi lo sistemiamo bene. Uno. Adesso andiamo a prendere l'altro colore. Ok. Mettiamo così, vedete? Uno sopra l'altro. Vado qui. Un attimo, e vado anche qui e vado a posizionare la seconda foglia, ok? Così, metto, adesso questo l'abbiamo realizzato. Vado qui, incollo l'altra parte con un po', perché deve essere fermo, ok? Adesso di nuovo vado a prendere l'altro colore, che è questo, e vado a posizionare qui. Devono essere uguali nei bordi, ok? Per cui vado a mettere un po' di colla qui. Posiziono così, si sono sicuri di aver messo bene. Poi la vado ad attaccare anche qui. Vedete? Così. Ok? E vado avanti. Adesso vado a prendere altro colore e vado avanti così fino alla fine del giro. Ok? Posiziono bene. Questa è la parte sopra. Scusate, c'ho la colla in mano. Ok, vado a posizionare prima bene la foglia che mi interessa, l'altezza anche, vedete? E metto un po' di colla qui. Ok, posiziono bene. E adesso voglio nasconderla di qua. Vedete? Andiamo a fare tutto il lavoro così. Facciamo tutto il lavoro così. Non vi preoccupate se si vede qui, perché poi vi faccio vedere come coprire anche la parte sotto, ok? Andiamo a fare questa posizione qui, tutto il giro. Ok, l'abbiamo decorata tutta, vedete com'è bella? Adesso andiamo a pensare la parte dentro nel nostro lavoro. Io ho pensato di mettere dei sassolini, ok? Per dare il peso al nostro lavoro, la stabilità, diciamo, ok? Così, non tanto, perfetto. Adesso mettiamo dentro un po' di cotone, prendiamo un attimo, prendiamo un po' di cotone. Poco, non deve essere tanto, è solo per dare un po', così, vedete? Al centro andiamo a mettere subito la nostra, un po' di colla, ok, qui dentro, ok, così, ok, e mettiamo, copriamo di nuovo la nostra candela, vedete? Così. Adesso infine andiamo a mettere le nostre rose. Ok, adesso prendiamo la nostra rosa, mettiamo subito della colla così tutto intorno. Ok, e andiamo a attaccarla così, vedete?
Poi le apriamo. Per adesso serve solamente che dobbiamo attaccare le nostre rose. Le apriamo, state tranquilli che dopo adesso serve solamente che dobbiamo riempire la parte dentro. Adesso vado a mettere anche l'altra colla qui, detta come sto facendo io. Mettete soprattutto le latte, la parte in fondo, vedete? Così che viene attaccato bene. Poi mettiamo un po' di colla anche vicino alla candela. Anzi, no, non mettetela perché poi quando si finisce la potete anche staccare. Vado a mettere un altro qui. Vedete? Metto un po' di più perché in modo tale così si attacca bene. Andiamo a allargare, non vi preoccupate. E infine io avevo detto di farne 4, invece ne ho fatto uno in più perché qua ce ne vogliono 5. Vedete? Scusate, ve lo faccio vedere anche meglio. Ok, manca l'ultimo e vado a mettere l'ultimo qui. E così l'abbiamo praticamente decorata. Adesso cosa facciamo? Io non vi ho detto prima, ma utilizzeremo anche delle perline. Andiamo a prendere delle perline un po' grandi, non piccoline. Adesso vi faccio vedere. Adesso prendiamo la nostra perlina, cerchiamo di allargare, vedete? E metto la perlina così, per cui prendo un po' di colla, metto qui e piano piano vado ad allargare la parte dove devo mettere. Vedete, lo tenete un pochino così. Uno. Andiamo a fare anche la seconda, così allarghiamo la parte dove va la perlina, così, vedete? E vado a fare tutto il giro così. Ecco, così, vedete? Ancora un po' di colla qui, così che si vede la perla. Ecco, vedete? E abbiamo realizzato questa bellissima candela. Adesso metto un po' di colla qui perché vedo che se no stacca e la vado a fissare bene sulla candela. Vedete che bella? Adesso infine andiamo a mettere un po' di stella in fondo. Prendiamo. Io vi consiglio di metterne poca, non tanto, vedete? Così cerchiamo di tagliare quello che ci serve. Così. Ok, ci serve così poco. Prendo la forbice e taglio quello che mi serve. Adesso andiamo a fissare questa parte qui.
l'ultimo passaggio, diciamo. Se ve lo faccio vedere, ok, metto un po' di colla qui in fondo, andiamo al nostro lavoro qui in fondo, ok, iniziamo a mettere un po' di colla e vado a fissare così. Ora l'appoggio, mano a mano che mi interessa, fisso un po' di colla in fondo. Così. E fisso anche quello che a me interessa, vedete? Se volete lo potete fare anche all'inizio, perché io sinceramente prima voglio vedere come viene il lavoro e poi vado a fare le ultime decorazioni. Vedete com'è bello? Un po' di più, poi vado a tagliare la parte in più, dopo togliamo tutto, togliamo e vado a fissare l'ultima parte qui. Così lo sto tenendo un po' in modo tale che viene fissato. Queste sono le cose in più che togliamo, non ci servono più. Adesso che l'abbiamo fatto bene, vedete? E questa è la nostra porta candela. Vedete com'è bella? Realizzata con una lattina di tonno. Vedete com'è bella? Adesso abbiamo... Io l'ho messa rosso perché ho avuto... Figura la candela, scusate se la candela è già un po' usata, ma mi sono trovata questa in casa velocemente per fare questo progetto che mi piaceva tantissimo. Devo dire che è veramente bello. Vedete? Questo anche è bello da mettere centro tavola, una cosa fatta con le nostre mani, devo dire che è stupenda, meravigliosa, cioè proprio tantissimo. Bene, io spero che questo progetto che abbiamo appena realizzato vi sia piaciuto e che ne fate tante. Quando se l'avete fatto, qualsiasi progetto che avete fatto, potete mettere le foto su, o su YouTube, su Messenger, su Facebook, sul gruppo, dove volete. L'importante è che vedo i vostri progetti che realizzate. E le mie piccole cosine, diciamo. Bene, detto questo, vi ringrazio tutti. Al prossimo tutorial. Ciao ciao.